Ben trovati anche dalla pagina sportiva, il calcio in primo piano perché oggi si è giocata la 27esima giornata della Serie D Girone E. Risultati importanti perché il Giviborgo torna a vincere 0-1 sul campo del Trestina, ma soprattutto una grande vittoria del Seravezza che lo porta in vetta alla classifica insieme appunto a Giviborgo e tutto cuoio. Il Viareggio purtroppo cede perché perde per 0-1. Ma andiamo a vedere i risultati, tutti i risultati di giornata. Aglianese Pianese 1-0, Cannara Seravezza 2-3, Ponzacqua Aquila Montevarchi 1-1, Prato Gavorrano 1-0, Real Forte Massese 2-2, San Donato Bastia 2-1, San Gimignano Viareggio 1-0, San Giovannese Scandicci 0-0, Trestina Givibourgo 0-1, Tutto Cuoio Sinalunghese 0-0 per una classifica che vede in testa Givibourgo, Seravezza e Tutto Cuoio a 49 punti, seguiti da Pianese 47, San Donato e Ponzacco 46, Aquila 45, Gavorrano 40, Trestina 38, Cannara 37, Prato 36, San Giovannese 35, Viareggio e Aglianese a 33. Bastia 30, Real Forte 29, Scandicci 27, Sinalunghese 24, San Gimignano 18, chiude la Massese con 14 punti. E restiamo al calcio perché quest'anno alla Viareggio Cup ci sarà anche un torneo riservato al calcio femminile. Sentiamo Roy Lepore. Il 100 giovani calciatori quest'anno per la prima volta organizza il torneo Woman Viareggio Cup, trofeo ondina riservata alle squadre primavera femminili al quale prenderanno parte 8 compagini, fra queste la Juventus, la Florentia, Genova, Inter, Bologna, Milan, una squadra straniera. Si disputerà dal 18 al 26 marzo con la finale che avrà luogo il giorno prima di quella del torneo maschile. Il 4 marzo, in occasione della presentazione ufficiale al Teatro Puccini di Torre del Lago, ci sarà il sorteggio del torneo femminile che prevede 6 partite con semifinali e finali. La speranza da parte degli organizzatori del CGC che questa prima edizione sperimentale possa ottenere il successo del torneo maschile che ha raggiunto quest'anno la 71esima edizione. Il torneo femminile, su proposta della Presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, potrebbe disputarsi nel periodo di Carnevale. Intanto da Viareggio il Presidente del CGC Alessandro Paragi lancia un messaggio per dire no alla violenza sulle donne. Un torneo speciale che io dedico prima di tutto a mia moglie, alle donne del Centro Giovani Calciatori, alle donne. E naturalmente questo torneo deve avere il significato della non violenza sulle donne. La finalissima andrà in diretta Rai il giorno prima della finalissima del torneo di Viareggio. Quindi abbiamo a disposizione le telecamere per dare tanta visibilità a questo torneo con la speranza che diventi un torneo a livello del maschile, a livello del torneo di Burlamacco. Passiamo all'hockey perché sabato prossimo il CGC affronterà il Valdagno nella Coppa CERS e la società chiede agli appassionati di riempire il palasport. Il direttore del 100 giovani calciatori Alessandro Pardini vorrebbe, in occasione della gara di sabato di Coppa CERS con il Valdagno al Palabarzacchi, il pubblico caldo che c'è stato con il Bassano a sostegno della squadra, proprio perché l'impegno è di quelli importanti. Ci stiamo preparando per questa ennesima sfida di Coppa con il Valdagno e indiscutibilmente ci andiamo a giocare una fetta importante della stagione, perché uno dei nostri obiettivi è la Coppa CERS o Coppa Wise Cup, come la vogliamo chiamare. Quindi sabato prossimo c'è un impegno per noi veramente determinante per la stagione, senza dimenticare che per martedì avremo il Vercelli e è un'altra gara che dobbiamo affrontare in questo modo, con grande determinazione, grande tenacia, ma grande lucidità per portare a casa 3 punti. E con un tifo come quello di stasera, perché ho sentito il tifo dei bei tempi, bello caldo, sarà stata la prima giornata di carnevale, ma sono arrivati come dovrebbero essere sempre. Sì, allora intanto c'era un po' di gente mascherata in tribuna e questo fa sempre piacere. Mi ricorda un po' i tempi in cui veramente venivano anche 200-300 persone mascherate al palazzetto, e secondo me questa è una delle nostre caratteristiche più belle. Cioè, indiscutibilmente il carnevale è una cosa nostra che sentiamo, che fa parte della nostra vita, della nostra società, del nostro costume. Quindi vedere anche al palazzetto ragazzi mascherati e sentire le canzoni del carnevale è comunque un modo per dare un'indicazione di quello che è la nostra
la nostra vita, la nostra società. Stasera c'è stato sinceramente un bel tifo, anche diciamo la parte della tribuna, quella un pochino più tranquilla, stasera ha partecipato con canti eccetera, e quindi questo sicuramente è un bel viatico. Io spero che in questo periodo tanti vengano ancora al palazzetto mascherati da carnevale, vengano a cantare e incitare la squadra. Era questa l'ultima notizia, termina la pagina sportiva, una breve interruzione pubblicitaria e poi la terza e ultima parte del TG.